Questo capitolo riguarda i lipidi, cioè gli oli e i grassi. Perché sono importanti i grassi nella nutrizione? Beh, intanto sono una fonte di energia, noi magari non ne abbiamo tanto bisogno, ma c'è ovviamente tanta gente che invece soffre la fame e i grassi chiaramente possono contribuire a questa, diciamo, energia aggiuntiva data dalla loro composizione. Ma per noi sono anche importanti perché hanno delle funzioni biologiche, sono dei precursori di alcuni importanti ormoni, tra cui quelli sessuali, quindi sono certamente importanti. Sono parte delle membrane cellulari che poi, come tutti sapete, entrano nella regolazione del colesterolo. Oggi non è più possibile riportare il contenuto di colesterolo sulle etichette perché, mentre una volta si pensava che avesse una maggiore influenza, oggi il colesterolo dato dalla dieta si dice che incide, influenza circa il 10% il contenuto di colesterolo nel sangue e quindi non è considerato sufficiente, degno di essere sottolineato. E quindi non si può fare nessun riferimento su un'etichetta di un prodotto al contenuto di colesterolo. I grassi sono dei veicoli di trasporto delle vitamine liposolubili, no? Come ovviamente la A, la D, la E, la K, e vedremo che dove ci sarà carenza in alcuni prodotti siamo obbligati ad aggiungerle proprio perché abbiamo tolto i grassi. I grassi poi rendono i prodotti più buoni, più appetibili, e poi ovviamente contribuiscono alla struttura di molti cibi, no? Pensate alla pasta sfoglia. Questa struttura lamellare è data da strati di pasta intervallati da strati di grasso. Dove sono i grassi? I grassi sono in tutti i prodotti. Ovviamente ce n'è chi ne ha di più, come il burro, che ne ha circa 81-82%, fino ad arrivare a prodotti che hanno molto poco, come l'amido di patata, che ha semplicemente delle tracce o i funghi che arrivano al massimo allo 0,2-0,3%, però diciamo che tutti gli alimenti contengono grassi. E qui c'è la produzione mondiale dei grassi, che è molto importante capirla perché poi entreremo in dettaglio quando parleremo delle polemiche sull'olio di palma. Innanzitutto guardiamo a sinistra. A sinistra vediamo gli oli vegetali sono l'80%. Il burro, che ogni tanto se ne parla male perché contiene grassi saturi, ricordiamoci però che nel mondo è solo il 5%. E i grassi animali, che spesso pure sono demonizzati, sono circa il 12%. Gli oli marini, in particolare da noi, sono poco utilizzati perché si ossidano rapidamente, irrancidiscono rapidamente e essendo considerati animali c'è ovviamente nell'immaginario collettivo una volontà di non averli nei prodotti. A destra c'è invece la suddivisione degli oli vegetali. Parliamo di 180 milioni di tonnellate, sono quantità enormi e guardate un po', il 32% è l'olio di palma. Poi vedremo perché è nato questo discorso del palma e quando è nato si è scoperto che ovviamente l'olio di palma entra da tutte le parti, perché è ovvio, se vedete che quello che ce n'è più di tutti è l'olio di palma, è ovvio che vada a finire in moltissimi prodotti. Poi vedete al secondo posto abbiamo la soia, ma la soia facilmente irrancidisce, noi italiani non l'abbiamo molto. Poi abbiamo
abbiamo le arachide, però l'arachide è un ottimo olio, ma nel tempo è andato aumentando di prezzo rispetto agli altri, è aumentato notevolmente, anche perché non si è trovato il modo di lavorarlo meccanicamente e quindi ovviamente è cresciuto a suo discapito sempre il Parma. I grassi derivano, quelli che abbiamo visto sono i principali, ma ce ne sono tanti, tanti, tanti tipi. Alcuni derivano dal seme, no? Tutti voi conoscete le arachidi, conoscete ovviamente il palma, la soia, il sesamo, anche il vinacciolo. Da noi è considerato un grasso di seconda categoria, ma in Francia è considerato super nutrizionale. Quindi dai semini dell'uva si estrae un olio di vinaccioli. Poi ci sono dei frutti, ovviamente l'oliva è un frutto e da cui si ricava questo olio. Attenzione che ci sono anche oli che noi non usiamo a livello alimentare, ma usiamo per diversi motivi solo uso industriale. Il lino perché tende a polimerizzare, quindi genere non si usa l'olio di lino, l'olio di ricino perché ha un forte potere lassativo e poi c'è anche il tungo che si usa per le vernici. Poi abbiamo i grassi animali che derivano ovviamente dai pesci, no, forse qualcuno di voi si ricorda che per avere tante vitamine si doveva prendere magari quotidianamente dell'olio di fegato di merluzzo, perché effettivamente era un sistema abbastanza semplice, certamente non appetibile, ma semplice per assorbire una certa quantità di vitamine liposolubili. E poi ci sono gli animali terrestri, in particolare sono diciamo, il grasso che arriva dal maiale, cioè lo strutto, quello che deriva dai bovini, che è il sego, e poi c'è il burro che deriva dal latte. Vegetali da cui si estrae l'olio, ce ne sono tanti, quelli che noi usiamo sono soprattutto l'arachide. L'arachide ha un grosso contenuto di olio, purtroppo l'arachide può dare allergie, per cui un po' si è abbandonato anche per questo motivo. Da noi arriva soprattutto diciamo, dall'Egitto e dal Sudan, che sono i paesi più vicini, ma molti paesi tropicali lo coltivano. Poi abbiamo la colza. La colza in Italia, per una serie storica di fatti, non è molto amata e quindi si cerca di usarla poco. Un altro grasso invece, un olio che noi non utilizziamo è l'olio di cotone. L'olio di cotone, forse qualcuno di voi ha comprato dei fiori di cotone in mezzo a questi fiocchi, ovviamente bambagia di cotone, trovate dei semini molto piccoli, neri. Da quei semi si può estrarre un olio che, diciamo, tra il rosso e il nero, un po' come il Parma, che alla prima estrazione è rosso, e viene utilizzato. Da noi non c'è, perché dovrebbe essere importato da paesi lontani e avrebbe un costo eccessivo rispetto ad altri che noi riteniamo più buoni. Però c'è un'eccezione. L'eccezione è l'uvetta. L'uvetta che noi serviamo nei panettoni molti dolci arriva da soprattutto dalla Turchia, ma anche altri paesi, e di solito per evitare che un'uvetta, un acino si attacchi uno con l'altro, viene aggiunto dell'olio di cotone. Abbiamo poi il mais, l'olio di mais, che è un sottoprodotto dalla lavorazione dell'amido. Dal seme si estrae l'amido di mais. Come sottoprodotto abbiamo delle proteine che vanno all'uso animale e il germe che contiene dell'olio, che diciamo la pubblicità l'ha elevato a
un livello nutrizionale molto elevato, in realtà è un olio buono, ma non ha queste super caratteristiche. L'olio di sesamo ha un suo gusto, una volta l'avevo utilizzato per caratterizzare tutti gli oli vegetali che non erano oliva, ma oggi con altri metodi analitici questa usanza non c'è più, per cui se ne usa molto poco in Italia. Abbiamo poi l'olio di soia, che invece abbiamo detto è al secondo posto come quantità nella produzione mondiale. Viene soprattutto dagli Stati Uniti, dal Brasile, dall'Argentina, e dove per 40-50% è geneticamente modificato. Quindi è vero che nell'olio non ci sono residui di DNA e quindi non è obbligatorio diciamo, evidenziare sull'etichetta questo fatto, ma questo ci dice che sicuramente tutti noi abbiamo mangiato dell'olio di soia geneticamente modificato. Poi abbiamo da noi l'oliva, che tutti voi conoscete, e tutta l'area mediterranea c'è questa produzione di olio d'oliva, e poi abbiamo il cocco che ha una composizione chimica abbastanza diversa da tutti gli altri grassi e che poi vedremo. Oggi l'olio più usato, forse dopo che il palma è stato cancellato, messo da parte, in Italia è il girasole. Poi abbiamo il burro di cacao, che è molto costoso, proprio per il suo costo si usa solo nel cioccolato. E poi abbiamo il palma. Attenzione che dal palma ci sono due tipi di oli